e i pedoni. Quindi, come potete ben capire, voi già siete utenti della strada. Mentre i conducenti dei veicoli a motore, per diventare tali, devono conseguire una patente di guida, voi purtroppo non dovete conseguire nulla e già siete utenti della strada. Il pedone che attraversa la strada, che sta sulla strada, deve rispettare determinate regole. Ha determinati vantaggi in quanto è un utente indifeso, ma deve anche lui rispettare delle regole. L'altro giorno c'è stato un investimento di pedone e io ho fatto il verbale al pedone e non al conducente della macchina, perché la logica che il pedone quando sta sulla strada ha sempre ragione non è vera. Questo pedone in questa circostanza attraversava fuori dagli attraversamenti pedonali che si trovava a meno di 100 metri, ce l'aveva a pochi metri e non li stava utilizzando. Quindi, come potete ben capire, utenti della strada, preparati in futuro. Ecco perché noi veniamo nelle scuole, veniamo per quel motivo che vi ho detto prima, diminuzione degli incidenti stradali tendente a zero, e veniamo per avere una classe di utenti più preparati in futuro. Andiamo avanti. La riduzione dei sinistri stradali e delle conseguenze derivanti. Andiamo avanti. Perché la riduzione, aspetta, perché la riduzione degli incidenti stradali e le conseguenze derivanti? Vi dicevo prima che i morti sulle strade, anche se solo 3.000 sono tanti, anche se solo uno sono tanti, ma ci sono delle conseguenze derivanti. E qui faccio un esempio subito. Vi dico già da adesso che farò diversi esempi per farvi entrare nell'ottica del codice della strada.